Con Francesco Conforti, presidente di Advantage Financial, Luating ha parlato della società, ha fatto dei diversi progetti di cui la società ha intenzione di portare avanti e siamo qui a chiederle quali sono i progetti di Advantage Financial. Abbiamo parlato di una ricerca di nuovi advisor, anche un'app, ci vuole dare qualche dettaglio in più? Beh, noi siamo un investment company e lo siamo con cognizione di causa e con volontà di esserlo. A differenza di essere una banca o a differenza di essere una società di gestione. Siamo un investment company perché pensiamo che il mondo degli investimenti finanziari si debba distinguere da quelli della banca commerciale, si debba distinguere da quella di una società di gestione. Quindi l'advisory, private and corporate, sono il core business di Advantage, che è una società che premia anche l'education, perché noi abbiamo una scuola di formazione che si chiama Advantage Skills, già attiva da 4-5 anni, che ha formato diversi advisors con diploma EFPA per aziende molto importanti, di cui non faccio il nome, ma top insurance e top banking. Quindi per noi education per l'advisor, per i clienti dell'advisor, automatizzazione con il sistema Mio Advantage, che è un sistema che noi definiamo dove sei e con chi sei, praticamente dove è paperless, dove è sparita la carta, dove si possono vedere tutte le attività, dove si possono fare tutte le raccomandazioni e dove si può fare l'advisor indipendente, dove c'è il multi-branding e la capacità di poter seguire in maniera diciamo asettica, ma anche in maniera professionale tutto quello che si vuol fare, è il nostro core business. Siamo presenti a New York, siamo presenti a Lussemburgo, siamo presenti in Italia e con un network di advisors che stiamo cercando di costruire qui sul territorio italiano, e siamo presenti anche in Africa. Abbiamo in procinto un'apertura formale del nostro ufficio, che è sostanzialmente già pronto, a Nairobi, a Beirut e a Casablanca. Quindi, e poi siamo presenti in altre piazze finanziarie con società differenti. Quali sono i progetti per l'Italia e quanti sono gli advisor che volete reclutare per il mercato italiano? Guardi, io le darò un aneddoto. Noi non peschiamo con la rete, noi peschiamo con l'amo. Quindi è più la qualità delle persone, la loro motivazione, il loro modo di guardare al cliente, che per noi è famiglia impresa, perché l'80% degli italiani o delle imprese italiane sono imprese di famiglia, quindi hanno bisogno di essere seguiti su tutti e due i lati, quindi impresa e famiglia, e aiutare anche queste imprese nell'internazionalizzazione, perché all'interno dell'attività di Advantage, che poi può essere vista sul nostro sito advantagefinancial.net, ci sono tutte le attività che noi facciamo, tra cui anche l'internazionalizzazione, quindi non solo andare a gestire ricchezza, ma andare anche ad aiutare nella creazione di ricchezza. Cos'altro potrei aggiungere? Potrei aggiungere che abbiamo anche attività sul decorrelato, abbiamo un nostro fondo e advisory sull'arte che si chiama Advantage Premiere, e presenteremo la prima collezione di un'artista italiana l'11 di maggio a Villa Necchia a Milano, in via Mozart, e il 12 di maggio ci sarà il nostro sesto annual convention o forum al Four Seasons di Milano, dove si parlerà del global perspective, prospettive globali di crescita e trade. Quest'anno il focus è sull'Africa. Nonostante parliamo delle attività globali, quindi ci sarà la presentazione di un libro sul sistema bancario che si chiama Fragile by Design, quindi fragile nel disegno, che parlerà un po' delle crisi e delle opportunità, e ci sarà anche la presentazione di un libro di Patricia Savas che si chiama La ricca Germania, poveri tedeschi, il lato oscuro del benessere. Sono due, diciamo, stimoli a come impostare una attività di advisory, è un'attività basata sulla crescita del patrimonio e sul preservare il patrimonio nel tempo. Abbiamo parlato dei progetti attuali, più ad ampio raggio cosa ci possiamo aspettare da Advantage Financial? Guardi, quello che le ho detto mi sembra sufficiente per il momento, non riusciamo a pensare più di 3 anni avanti. E qua già ci siamo spinti oltre e quindi ora c'è il consolidamento di questa situazione, e dopodiché vedremo quello che si può fare, anche perché anche i bilanci delle aziende si fanno a 5 anni, però si possono vedere massimo a 3 anni, quindi pensare ancora più in là
è un po' aggressivo e anche un po', diciamo, non veritiero. Quindi quello che gli ho detto è il consolidamento di idee e di opportunità che si sono costituite negli ultimi 3 anni e che ora sono diventate operative e sulla quale faremo un grande impegno e dove cercheremo la differenza e pescheremo con l'amo. Chi verrà con noi è perché sa che siamo qualcosa per qualcuno, non tutto per tutti. Ok, perfetto, la ringrazio Presidente Conforti per essere stato con noi. Grazie.